Questo è un tema così importante che richiede una grande attenzione dal punto di vista politico, una grande attenzione dal punto di vista istituzionale. Parlare di autonomia significa parlare degli assetti democratici e politici del nostro paese, non può essere una bandiera di parte, non può essere utilizzato come argomento elettorale, deve essere frutto di una riflessione che guardi con attenzione ai bisogni delle persone e alle opportunità delle persone per fare in modo che venga salvaguardata l'unità nazionale, venga salvaguardato il principio costituzionale dell'eguaglianza dei diritti e dei servizi in tutte le parti d'Italia, ma soprattutto si guardi al futuro e non al passato. Oggi noi discutiamo di una dimensione europea delle politiche dello sviluppo, dell'energia, dell'educazione, non possiamo immaginare di avere 20 politiche differenziate nelle 20 regioni d'Italia. Io sto parlando con diversi ministri proprio per portare avanti le istanze della nostra città e i bisogni della nostra città. Quindi io credo che il rapporto istituzionale deve essere basato su principi di lealtà, proprio per salvaguardare l'interesse dei cittadini, indipendentemente poi da quelle che sono le posizioni politiche che possono e debbono essere differenziate. Ma quando parliamo degli interessi dei cittadini, la cooperazione istituzionale è fondamentale.